paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. Del maiale non si butta via niente, questo lo sanno pure i muri, e dato che qui a Verba Manent siamo grandi detrattori dello spreco alimentare, proponiamo che di questo simpatico e grassoccio animale non si butti via nemmeno il nome. Chi mi segue nelle chiacchiere medievali che faccio sui miei social già lo sa. Nel Medioevo il maiale era l'animale più importante di tutti, un tassello fondamentale dell'alimentazione di praticamente tutte le classi sociali. Pensate che il suo allevamento era così rilevante da rendere questo animale un'unità di misura dei boschi. Questo bosco è grande 50 maiali, per esempio, voleva dire che riusciva a soddisfare il grufolamento di 50 bestie. Tuttavia nelle fonti troviamo raramente la parola maiale. Più spesso abbiamo porco e a volte suino, ma maiale quasi mai. Si tratta tuttavia di un termine antichissimo, già presente nel latino parlato nell'antica Roma. Ma andiamo con ordine, altrimenti parto con le mie divagazioni e non arriviamo più al punto. Anche se, ormai lo sapete, qui a Verba Manent non si viene per trovare risposte, ma per perdersi nei meandri della storia della lingua. In principio era il termine magnus. Avete capito bene? Magnus, che non ha a che vedere col fatto che il maiale poi si mangia, ma vuol dire grande. Non vi dico niente di nuovo se vi ricordo che viene usato spesso nell'antichità come appellativo di persone o cose particolarmente importanti. Alessandro Magno, Pompeo Magno, Carlo Magno, ma anche la Magna Grecia e la Magna Carta. Il termine ha alcuni paralleli piuttosto precisi. In greco, per indicare la stessa cosa, abbiamo l'aggettivo megas, che poi è alla base del nostro mega. In sanscrito abbiamo maha, che vuol dire sempre grande. Mentre in antico alto tedesco abbiamo il termine mero, che in tedesco moderno diventa mer e meist, le forme comparativa e superlativa della parola più. Il significato di magnus, dunque, è grande, e da qui derivano un sacco di termini che si portano dietro questo concetto. Abbiamo per esempio magnitudo, ossia grandezza, che per noi è anche la misura dell'intensità dei terremoti secondo la scala Richter. Abbiamo anche magnate, ossia genericamente persona potente e influente, che può essere considerata un'autorità in un certo campo, di solito un'industria o il mondo della finanza. Nell'età dei comuni medievali, invece, i magnati erano una vera e propria classe sociale, composta dalle famiglie più ricche, spesso anche nobili, che occupavano solitamente le più alte cariche del governo cittadino. Esiste anche magnanimo, dotato di grande animo, cioè di generosità, che poi doveva essere una delle doti principali di re e imperatori. A proposito, vi ricordate il sanscrito maha? Ebbene, la parola indiana Mahatma, usata per esempio come epiteto di Gandhi, alla lettera significa proprio la stessa cosa di magnanimo, ossia dal grande spirito. Sempre in tema di persone straordinarie, abbiamo anche il termine magnifico, che nasce come composto di magnus e facio, e dunque vuol dire colui che fa grandi cose. Anche un oggetto o una situazione possono essere magnifici. In quel caso vorrà dire che generano effetti o sensazioni di portata non indifferente. Come abbiamo visto, tutte le parole che derivano da magnus appartengono a un registro piuttosto elevato, se non addirittura a linguaggi specifici e settoriali. Questo perché il termine, nella sua forma base, non continua nell'italiano, sostituito dall'aggettivo grande, e dunque resta solo come prestito antiquario dal latino. Hanno però molta più fortuna le forme superlativa e comparativa di magnus, ossia maximus e major. Maximus ovviamente diventa l'italiano massimo, vale a dire il più grande. Da Vado al massimo di Vasco Rossi ai pesi massimi del pugilato, il termine significa un po' sempre quello, ma ovviamente un risvolto interessante quando diventa nome proprio. In questo senso è erede diretto dal cognomen romano Maximus, che era ovviamente di buon augurio, da cui derivano anche il diminutivo Max e la forma alternativa Massimiliano. Un destino interessante è toccato invece alla forma femminile di Massimo, cioè Massima.
Come aggettivo, in antichità veniva usato nell'espressione maxima sententia, ossia un principio di carattere generale che vale in tutti i casi, quindi di massima applicazione. È proprio da qui che deriva il nostro uso di massima per indicare una frase sentenziosa, quasi un proverbio, ed è anche l'origine dell'espressione in linea di massima, cioè in generale. E in tutto questo, fra proverbi, terremoti e grandi re, ancora non abbiamo visto guanciali, bracciole o costine. Abbiate pazienza, che la diritta via per il porcile non è così smarrita come sembra. Ci manca da scoprire cosa ne sia stato del comparativo di magnus, cioè maior. Tra l'altro per i latini si trattava di una parola piuttosto importante, perché i maiores, cioè i più grandi, erano gli antichi, gli antenati. Questi ultimi per i romani erano importantissimi, erano il simbolo di una purezza e di una perfezione a cui tendere, ma ormai in decadenza. Troviamo spesso l'espressione mos maiorum per indicare le abitudini e le usanze dei padri che dovrebbero essere onorate e portate avanti, ma che invece sono inevitabilmente in rovina. Mi ricordano qualcuno, perché alla fine ogni epoca fa sempre la nostalgica riguardo il passato, invece di preoccuparsi del proprio futuro. Beh, a parte gli uomini del Rinascimento, quelli avrebbero di che rimpiangere l'amato Medioevo, ma chi li capirà mai quelli? Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo parlato di re e principi, e anche il loro attributo, ossia la maestà, deriva da maior e rappresenta proprio tutto ciò che li rende più grandi e più importanti degli altri. Cosa che può essere anche messa in discussione, e in quel caso si va incontro al reato di lesa maestà. Maior ha anche una forma avverbiale, che è magis, e nella nostra storia è un termine ancora più fortunato. Per esempio da qui deriva magister, cioè maestro, perché il maestro si pone in una posizione di superiorità rispetto all'allievo, è in qualche modo più grande di lui in termini di conoscenze, di autorità e quasi sempre anche di età. Poi vabbè, può anche essere un caro maestro come Marco Columbro, ma lasciamo stare, non perdiamoci ulteriormente. A proposito di maestro invece, vi ricordate la puntata della scorsa stagione in cui abbiamo affrontato la storia della parola menu? In quell'occasione avevamo scoperto che ministro vuol dire colui che conta meno, che si mette al servizio. Ebbene, magister è il suo esatto contrario, è colui che si pone sopra, che giudica. In questo senso, in italiano abbiamo anche altri termini che prendono questa via, ossia magistero, magistrale, magistrato e magistratura. E parlando di magistrale, è proprio da qui che nasce il vento maestrale, forse perché è il maestro di tutti i venti, o forse perché, essendo la rosa dei venti posta al centro del Mediterraneo, è in grado di guidare le navi verso nord-ovest, in direzione Roma o Venezia, che sono state per secoli le due città più importanti del bacino. E in questa storia c'è spazio anche per noi filologi. Il diminutivo di maius, che poi è il neutro di maior, è maiusculus, che infatti prende presto a indicare le lettere tracciate in modo più ampio, più grande. All'inizio il maiuscolo non viene usato per marcare l'inizio della frase o i nomi propri, ma è proprio uno stile di scrittura a parte, un tipo di font, diremmo noi oggi, usato magari per i titoli o le didascalie. Non ci crederete, ma anche due paroline che usiamo spessissimo nella nostra lingua quotidiana derivano da magis. Io stesso, solo in questo podcast, le avrò usate almeno una decina di volte. Si tratta della congiunzione avversativa ma e dell'avverbio mai. Dunque, ci abbiamo infilato dentro pure antenati, giudici, grammatica e naviganti, ma dove sono sti benedetti maiali? Beh, forse benedetto è un po' troppo, ma in qualche modo effettivamente c'entra una divinità, ma vi fermo subito, non pensate male, non ci sono bestemmie di mezzo. Si tratta della figlia del titano Atlante e della ninfa Pleione, nonché madre insieme a Giove di Mercurio. La dea Maia, che poi è una delle Pleiadi, quelle che si vedono sotto forma di stelle dentro la costellazione del Toro. Maia era un'antica dea della fecondità naturale, in particolare legata al risveglio primaverile, e quindi è evidente il collegamento etimologico col concetto di grandezza, accrescimento.
Ora, che in primavera si risveglino anche gli istinti più frizzantini e che spesso in quell'occasione i maschietti più ingrifati vengano chiamati maiali, non credo che c'entri molto. Però, in effetti, una spiegazione sulla agognata origine della nostra parola potrebbe celarsi dietro il culto di questa dea. Infatti, racconta il mito che ogni primo giorno del mese di maggio il dio Vulcano le offrisse in sacrificio una scrofa gravida per fare in modo che la terra in rinascita ne condividesse la fecondità. Da qui questo sus maialis, ossia questo suino offerto alla dea Maia, sarebbe diventato semplicemente maialis e dunque maiale. Meraviglia delle meraviglie, il maiale è indubbiamente un grande, lo dice la parola stessa, degno di onorare addirittura la dea della primavera e di essere annoverato fra magistrati, maestà, maestri e carlimagni. E comunque, sì, qualora ve lo steste chiedendo, anche il mese di maggio deve il suo nome alla dea Maia, perché è proprio il mese in cui la rinascita primaverile vede il suo culmine. Anche oggi vi ho sballottati per bene, eh? Quanto ci mancavano questi viaggi senza capo né coda, senza sapere bene dove si sta andando a parare, solo per il gusto di accorgerci quante cose ci dicono le parole che usiamo ogni giorno, eh? Come sempre vi invito a seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate con il nome di Enrico M. di Palma, tutto attaccato, mi raccomando, e per oggi vi saluto. Ma non temete, perché le parole sono tante e il dizionario è bello spesso. Paladino di Francia, il vento racconta la storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.